Belen e Iannone, passione nei camerini, ecco dove. Belen Rodriguez e Andrea Iannone come Cecilia e Ignazio, scoppia la passione nel camerino. A vedere le foto pubblicate dal settimanale Chi, in edicola da oggi 20 dicembre 2017, ci verrebbe da dire, altro che crisi. Belen e Iannone hanno superato alla grande il loro periodo no. La showgirl argentina e lo sportivo sono pazzamente innamorati e non lo nascondono affatto. L'affinità e la chimica che c'è tra loro è così tanta che vederli distanti l'uno dall'altra è quasi impossibile. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini ha documentato un passionale pomeriggio di shopping della coppia. A quanto pare, neanche nei camerini dei negozi riescono a tenere a bada il loro amore. Proprio come sua sorella Cecilia e il suo nuovo fidanzato Ignazio Moser, anche la più famosa della famiglia Rodriguez si è lasciata andare a tenere coccole all'interno di un camerino. Belen e Iannone, baci bollenti in camerino, un grande amore. Belen è una donna passionale e lei stessa non lo ha mai negato. Se l'uomo che ama ha bisogno di coccole, lei non si tira affatto indietro. E così, mentre Andrea Iannone si trovava in camerino per provare un pantalone da acquistare, la Rodriguez non ha potuto fare a meno di stringerlo a sé e baciarlo. Lui era senza maglia e lei lo osservava con molta attenzione. Alla fine, l'argentina ha ceduto all'ammagliante bellezza del suo fidanzato e ha coricato le distanze tra di loro. Baci bollenti e grandi abbracci l'hanno fatta da padroni. E così lo shopping si è concluso, finendo in secondo piano. Belen e Andrea Iannone, dolce shopping di coppia. Alla fine, la coppia è andata via dal negozio e gli scatti pubblicati da Chi mostrano due persone felici, serene e soprattutto innamorate. A quanto pare, il camerino del negozio ha regalato qualche dolce momento di intimità ai due fidanzati. La crisi è acqua passata e ora la Rodriguez è tornata legata ad Andrea proprio come lo era prima. In ogni caso, la convivenza deve ancora aspettare.